Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò la recensione di Lautaro Martinez, la versione in forma. Questi giorni, devo essere sincero, mi sono arrivate molte richieste dei ragazzi che mi chiedevano: ma è più forte Lautaro o è più forte Muriel? Più forte Lautaro Leaf o Muriel Road to the Final? Beh, in questa recensione andrò a dare le mie considerazioni generali appunto sulla versione di Lautaro in forma. L'ho provato, come potete vedere anche in questo momento, in questa serie A, ovviamente la serie A che utilizzo sul mio secondo profilo, sul mio secondo account. L'ho utilizzato punta nel 4-2-3-1, cioè la stessa posizione qui vado a giocare solitamente con Muriel, come potete ben vedere. Devo dire, non mi sono trovato male a giocare con Lautaro. Infatti, partendo dalle caratteristiche generali della carta, quindi iniziare anche con la recensione vera e propria, troviamo che Lautaro è 1,74. Work rate perfetto, secondo me, per essere un attaccante, perché ha alto normale. Ripeto, gli attaccanti per essere efficienti e efficaci all'interno di una partita devono avere, secondo me, work rate alto in attacco. Così faranno più inserimenti durante appunto il corso della partita. Per quanto riguarda il piede preferito, troviamo che è destro. Mossa abilità 4, piede debole 4, lo rendono così un giocatore molto completo. Non in meta letteralmente, perché non ha né 5 di debole né 5 di skill, però rendono sicuramente uno degli attaccanti più completi che ci sono in Serie A. Per quanto riguarda le statistiche generali della carta, partendo dalla velocità, troviamo che Lautaro ha 86 di accelerazione più 85 di velocità scatto. Devo dire, devo essere sincero, in game rispecchia abbastanza queste statistiche. Non è infatti un giocatore super veloce, nonostante le andrete a dare anche dei boost magari alle statistiche. Ripeto, non è secondo me un giocatore con cui potete tirare letteralmente dritto, per intenderci magari alla Werner. Il giocatore comunque che non può, ripeto, andarsene in velocità sempre ai difensori, soprattutto con i difensori bene o male abbastanza veloci. Per quanto riguarda il tiro, devo dire, il tiro mi è piaciuto molto, perché troviamo che ha 87 di posizionamento d'attacco, 88 finalizzazione, 82 di potenza tiro, che secondo me è anche non veritiera, in quanto tira molto più forte sotto porta. Poi sappiamo bene come, essere attaccante o comunque un giocatore in generale, tira in determinati modi, il portiere non si muove spesso e volentieri, quindi escono quelle conclusioni all'incrocio dei pali che sono imparabili, e Lautaro spesso e volentieri realizzerà questo tipo di conclusione. Quindi ripeto, questa potenza tiro è un po' farlucca. Per quanto riguarda il passaggio, troviamo che ha 80 di visione, buono per essere una punta, 81 di corto, sempre ottimo, 76 di lungo, che non è da sottovalutare, perché spesso e volentieri gli attaccanti hanno proprio questa statistica come piccola pecca, cioè avere un passaggio lungo molto basso, mentre Lautaro in realtà ha 76 di lungo, che non è male, ripeto, per una punta, e 81 di effetto, e comunque non è male. Infatti, secondo me, Lautaro con questo tipo di statistiche al passaggio, secondo me sì, si può utilizzare benissimo in un 4-2-3-1 come punta, però secondo me per sfruttarlo al massimo come carta, si può utilizzare addirittura, secondo me, in un attacco a 2, ad esempio in un 4-4-2, in un 4-2-2-2, ecco, a seconda del modulo che più vi piace, perché ripeto, con questo tipo di passaggio riuscirà a dialogare molto bene anche con il compagno di reparto. Per quanto riguarda il dribbling, devo dire, mi è piaciuto molto il dribbling, perché troviamo che ha 88 di agilità, che non è scontato su un giocatore comunque fisicamente ben messo. Troviamo che ha 80 di equilibrio, che non è poco, 86 di reattività, buono, 86 di controllo palla, 89 dribbling e 85 di freddezza. Altra statistica sempre da non sottovalutare, ogni tanto lo dico e non lo dico nelle mie recensioni, però la freddezza è una statistica importante, perché più alta la freddezza, meno sbaglierà passaggi o tiri all'interno della partita, quindi più è alto meglio è. Stavo dicendo, per quanto riguarda il dribbling, devo dire, lo rispecchia molto. Solitamente quando farete i dribbling la palla rimarrà sempre più o meno incollata ai piedi, quindi molto forte da questo punto di vista. Per quanto riguarda la difesa, va sottolineato solamente l'88 di precisione di testa, che va unito a 91 di elevazione, anche se bisognerebbe menzionare il 58 di lettura difensiva, che lo rende comunque abbastanza presente, vi darà diciamo una mano anche in fase difensiva, magari riuscirete a intercettare qualche palla in più proprio grazie all'Lautaro, e ripeto grazie al suo 58 di lettura difensiva, che andrebbe unito all'89 di aggressività che ha il fisico, come potete ben vedere. E andando, ripeto, in ordine, troviamo il 91 di elevazione, a statistica ottima. Secondo me infatti sono riuscito a segnare parecchi gol di testa con Lautaro. Parecchi, sono riuscito a segnare un po' di gol di testa con Lautaro. Troviamo che ha 80 di resistenza, buono, 86 di forza, che è unito comunque a tutto il resto delle statistiche, quindi ha una buona velocità, ha un ottimo tiro e ha un ottimo dribbling, rendono questo giocatore particolarmente unico, perché ripeto, giocatori con questo tipo di statistiche ce ne sono veramente pochi su FIFA. Per quanto riguarda gli stili intesa, che vi vado a consigliare? Secondo me anche qui, come più o meno sempre in tutte le recensioni, vi da consigliare due stili intesa, o cacciatore o motore. Inutile secondo me dare lo stile intesa falco, come ho visto utilizzare ad alcuni, perché ripeto, andare ad aumentare le statistiche del fisico secondo me è inutile, in quanto già sono molto alte, e secondo me anche andandole ad aumentare cambierà veramente poco all'interno della partita. Quindi ripeto, secondo me gli stili intesa migliori sono cacciatore, con cui andrete a dargli un più 10 in accelerazione e velocità scatto, ma andandolo a 96 di accelerazione e 95 di velocità scatto, e andando ad aumentare il tiro.
oppure utilizzando un motore andrete a dargli più 5 accelerazioni, più 5 velocità scatto, andrete ad aumentare il passaggio e andrete ad aumentare anche il dribbling, che sì, ha un buon dribbling di base, però con motore comunque andrete a dare un boost notevole anche a quelle statistiche. Per quanto riguarda dove schierarlo, ovviamente secondo me il ruolo migliore è il ruolo di punta. Ovviamente si può schierare in un attacco a 2, si può schierare come punta unica in un 4-2-3-1, e se proprio vogliamo esagerare si potrebbe anche utilizzare trequartista, magari dandolo però in questo caso sostenitese appunto a un motore che gli va ad aumentare il passaggio e il dribbling, perché arriverebbe con motore, ora vi dico, a 85 di visione, 86 di corto e 81 di lungo, quindi statistiche decenti, ripeto, per fare il trequartista. Per quanto riguarda i migliori link, beh, qui in realtà per questo giocatore, cioè Lautaro, ovviamente ci sono molti link comodi con cui andare a linkare Lautaro. Ovviamente, prima di tutto, in una full Serie A si può linkare in maniera molto easy, ma si potrebbero andare a utilizzare i giocatori argentini come Dybala e il Papu Gomez. Ovviamente di Papu Gomez la versione normale, IF, oppure la versione Team of the Group Stage, che è molto molto forte, a cui vorrei farci anche una recensione, magari nei prossimi giorni uscirà anche sul canale. Oppure si potrebbero usare i giocatori dell'Inter come Romero Lukaku, la versione IF, o la versione Rule Breaker molto forte, Nainggolan Rule Breaker, Vidal IF, Hakimi Vastupoch, Hakimi IF volendo anche, quindi la stessa cosa. Quindi ripeto, ci sono veramente tante tante carte con cui andare a linkare Lautaro. Scegliete ovviamente chi più vi piace, ovviamente chi più vi serve all'interno del team. Valutazione generale di questa carta? Allora, vi devo essere sincero in questo momento. Io Lautaro l'ho utilizzato per tutta questa Weekend League sul secondo profilo, l'ho giocata tutta, e devo dire, le prime 20 partite mi è piaciuto veramente tanto, e avrei dato forse un 8 su 10 come valutazione. Però le ultime 10 partite, devo essere sincero, non mi è piaciuto più di tanto, non so per quale motivo, magari è stata colpa mia, magari ho giocato io male le ultime 10 partite di VL ovviamente, e le avrei dato un 7 su 10 per le ultime 10 partite. Facendo una media, secondo me esce un 7,5 su 10, che ci può stare, secondo me comunque è una buona valutazione. Ovviamente, ripeto, le valutazioni sono soggettive e non è niente di che. Quindi, ripeto, secondo me la valutazione finale di questa carta è 7,5 su 10. Quindi, ragazzi, la recensione è finita. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale come sempre. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa carta, se lo volete provare, se lo avete già provato. Datemi un vostro feedback su Lautaro IF e fatemi sapere se vi interessa qualche altra recensione riguardante i giocatori della Serie A. In programma, ragazzi, vi dico che vorrei fare la recensione su Teio della Season e magari su Papu Gomez o la versione IF, che già l'ho provato, oppure la versione Team of the Group Stage, che dovrei ancora andare a provare, però immagino che sia un giocatore molto molto forte, in quanto mi sono trovato già molto bene con la versione IF del Papu Gomez. Quindi ragazzi, questo video sta finendo, quindi niente, ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao.